Ciao ragazzi, oggi è sabato, sto guardando il primo appuntamento, c'è un bellissimo sole fuori, spero si veda. La fotocamera io vedo solo per metà, comunque poi riesco a fare i video, quindi ok. Sono letteralmente, sto aspettando mia madre e mia cugina, non so se mi vedete, forse buia, sicuramente buia. Ho già pronta la borsa, gli occhiali da sole, ho portato anche la videocamera, non so se andremo a vedere i tulipani o se andiamo al 45° nord. Non posso neanche incontrare nessuno perché dirglielo il giorno stesso. Hanno tutti altro da fare e io non gliel'ho detto a nessuno che andavo al 45° con mia cugina oggi, anche perché uno c'ha un problema, l'altra c'ha un problema, l'altra non ha soldi, l'altra hanno tutti qualcosa da fare. Io l'unica spiantata che non ha niente da fare sono io, e quindi vabbè. Poi mia mamma non si sa che ora arriva, dovevano 3:30, mi ha detto che arrivo alle 4, dovrebbe arrivare. Io ho fatto già merenda, ho già pulito la cucina, ho pulito la casa, ho pulito tutto, sto riordinando, sto guardando un po' di televisione. Ho già ordinato, basta. Sono già vestita. Questa qui è la camicia, vi faccio vedere. Non so se con questa fotocamera o con la videocamera riuscirò a fare dei video, ma spero di riuscire a farli. Se andiamo a vedere i tulipani, spero di riuscire a farli. Spero che mi vediate. Per metà mi vedete. Comunque, questa è la camicia, ok? Questa è la camicia con i quadretti. Voilà. Presa da Chiavi, non lo so, non mi ricordo. Ho lavato i capelli stamattina. Praticamente, e fanno schifo perché con lo shampoo antiforfora, questo è il risultato finale dei miei capelli, con lo shampoo antiforfora fanno schifo come non li avessi lavati. I jeans che vedete, se li vedete, non lo so se li vedete, ok, li vedete, sono strettissimi, sono della Lidl, sono quelli nuovi della Lidl e sono a vita alta, infatti è una fatica metterli perché non so come farvi vedere, ok. Sono a vita alta e mi danno un fastidio allucinante perché io ne devo mettere quasi sopra l'ombelico. Vabbè, non mi piace questa cosa. Comunque, per averli pagati 10 euro va bene. Ho fatto un sacco di montaggi. Questo è il trucco, spero mi vediate. Rosa. Poi mi metterò un rossetto rosa. Adesso vado anche a lavarmi i denti, darmi una pettinata. Spero che mi vediate. Ok, questo è. Fuori c'è il sole. C'era anche la canzone. Fuori c'è il sole di Lorenzo Fragola. A presto, ragazzi. Buona giornata, buon sabato. Ciao ragazzi, oggi è già domenica. Ieri non ho fatto nessun video, sono stata con mia madre e con mia cugina. Siamo andati al 45°, poi dovevamo cercare un benzinaio, quindi abbiamo girato mezza Torino per cercare un benzinaio che non facesse il service. Poi alla fine in tre, io, mia cugina e mia madre abbiamo fatto benzina per mia madre in macchina, alla macchina. E faceva caldo anche ieri, ero con questa camicia con i jeans stretti con le scarpe da ginnastica. Questa camicia qua l'ho presa da Chiavi, vi ho già fatto, mi sembra, il video outfit un po' di anni fa. Adesso anche con la fotocamera, questa qui che riprende solo per metà, mi vedo per metà. Poi però sul computer i video li vedo interi, quindi va bene. Non ho fatto video ieri, volevo incontrare una youtuber, Ele Petrella, al 45° dalle 4 alle 6, ma io sono arrivata alle 7, praticamente alle 6 e mezza, al 45°, perché prima siamo andati al Carrefour da altre parti e quindi non l'ho incontrata purtroppo da Limoni Profumerie. Se altre ragazze di Torino l'hanno incontrata, beate loro. Comunque adesso domenica stiamo guardando Man vs Food. Dino sta mangiando le costolette prese da Lidl. E ho già mangiato anche un panino perché ieri già volevo mangiare un panino. Hanno mangiato al McDonald's cena, ma a me non piace il McDonald's. L'ultima volta che sono andata sono stata male, quindi non ho mangiato. Ho mangiato un gelato alle 5. C'era un sacco di gente ieri. Ho fatto un po' di foto col cellulare. Man vs Food. Ciao Dino, buona domenica. Insalata con l'aceto balsamico e queste sono le costolette della Lidl. Italian Gringo. Colazione dei campioni, il pranzo dei campioni. Sono le 2. Ci siamo svegliati tardi oggi, ma abbiamo dormito. Ieri diciamo che fino all'una e mezza sono stata con mia madre e mia cugina. Siamo arrivati a casa alle 10, è ancora il sole finalmente, è arrivata la vera primavera, anche perché sembra estate. Temperature estive, guarda il gatto che prende il sole. Bellissimo. Ieri siamo stati fino alle 10 e 45, poi non c'erano film belli, era tutta roba triste, cose brutte, quindi non siamo andati al cinema, non abbiamo mangiato né al wok né niente, ma al McDonald's. Io mi sono mangiata cena al gelato alle 6, quando siamo arrivati appunto al 45. Volevo anche incontrare un po' di ragazze che erano lì, che vivevano lì vicino, ma faremo un incontro più preciso, diciamo, un'altra volta. E siamo tornati a casa appunto alle 11, eravamo tutti qua a casa mia dove sono adesso e abbiamo giocato a saltimbanche fino all'una, poi all'una e mezza se ne sono andate, Dino è arrivato perché era anche in giro lui, al pomeriggio, alla sera, al mattino è andato a zappare, l'orto, e quindi
Bravo Dino, è tornato anche lui alle 2 e siamo andati a dormire tra una parola e l'altra. Boh, stamattina alle 2 ci siamo svegliati, all'1:30 abbiamo mangiato e adesso pensiamo a cosa fare. Voi cosa avete fatto? Ieri dovevamo andare a vedere Messer Tulipano, ma io spero di andarci prima di maggio, perché fino al 1° maggio c'è Messer Tulipano, che è una specie di mostra in un parco vicino a un castello, in un giardino, ci sono tutti i tulipani di tutte le regioni, di tutto il mondo, diciamo, se ho capito bene che cos'è. E voglio andare a vederli. Ieri non siamo andati perché non avevano voglia. Le mie accompagnatrici, diciamo così, e non avevano voglia e quindi non siamo andati. Alla fine è solo un gelato veloce, poi abbiamo mangiato un panino, un gelato, siamo tornati a casa, non abbiamo fatto niente di eccezionale ieri, quindi vabbè. Oggi non sappiamo cosa fare, adesso Dino deve ancora mangiare, sono le 2:30, io faccio un po' di montaggi video, poi è domenica, vediamo cosa fare, anche perché domani si avvicina in fretta ed è di nuovo lunedì. Questo sarà l'outfit di oggi se per caso usciamo. I jeans sono questi e poi tutto rosso, come ieri. Ieri avevo questa camicia qua, che la tengo ancora e poi finché non esco, se esco, me la tengo che è sporca, sudata. E domani, cioè oggi mi metto quella sciarpa lì, ieri avevo quella sciarpa lì, quella borsa, quella giacca e questa camicia perché era rossa. Quella lì rosa con le righe va bene perché è tutto in tinta unita, i jeans sono in tinta unita della Lidl, appunto super stretti, bellissimi. Amo il rosso, tutto rosso. Che figa sta camicia, quanto è bella sta camicia. Da OVS a 10€, 7,99, non mi ricordo. Ho fatto il video haul, comunque dovrei anche caricare un video, che 2 giorni vi ho lasciato senza video. Comunque, vabbè, commentate ragazzi, io voglio persone che scrivono sì mi piace il video oppure no mi fai schifo, con un po' di educazione, ma... Ok, ho l'orecchia sventola, oh mio Dio, vabbè, scherzo. Sacco di braccialetti, adesso inizia la primavera quindi tiro fuori un sacco di braccialetti anche se sono sempre gli stessi, tutti bigiotteria, a parte questo regalato da Dino, della Ops, che è costato 20 euro, mi sembra, non lo so, 30, vabbè. Jeans, scarpe da ginnastica, jeans di Lidl, super stretti, a vita alta, infatti ce li ho praticamente qua, sull'ombelico, che non mi piacciono ma sono comodi, sono belli, sono comodi, non pensavo mi piacessero ma vabbè, va bene. Camicia così con la taschina, maniche lunghe ma la posso ritirare su, orologio rosa con la camicia rosa, tutto rosa e poi mi metto la giacca di pelle rossa con la sciarpa rossa e la borsa rossa, tutto rosso. Tutto rosso, tutto rosa, soprattutto a parte le righe della camicia, il resto è tutto in tinta unita, quindi va benissimo. Buona domenica. Magari sono un poco elegante ma va bene così, tanto non sappia neanche cosa fare. Quindi, ciao! Divertitevi, domani pulizie, tanto per cambiare. Gli altri occhiali da sole che avevo ieri li ho lasciati in macchina di mia madre e quindi magari quando la rivedo gli dico senti me li prendi dalla macchina, adesso uso questi qua oggi così. Si vede niente. Anastina sottile che traballano, 2 euro li ho pagati da Piazza Italia. Ieri anche da Tally Wager negli occhiali tipo Ray-Ban, carini ma anche con l'astina sottile. Avevo paura di perderli. Andiamo da Tally Wager a prenderli. Da Decathlon. Non dai cinesi. A Decathlon ci sono gli occhiali da sole? Vabbè, questi sono super sottili. Infatti un po' mi scappano. Però è bella la forma così allungata, un po' rotonda, carina. Mi piacciono. Peccato che sono larghi l'astina. Spero si possa restringere in qualche modo. Vi piacciono? Non abbiamo comprato il gelato, lo mangi. Siamo qui. Siamo qui. Un posto diverso, adesso mangiamo un gelato. Perché non sta mai con noi, la devo obbligare a dormire da me. Gelato? Gelato. Il mio è marron glacé e amarena. Marron glacé è dolcissimo, nauseante. Il tuo è? Pesca amaretto, tiramisù. E il terzo? Crema inglese. Zuppa inglese. Zuppa inglese. È il nauseante, ragazzi. Gelato. C'è il sole. Lo sai che ti chiama, che tu chiamo due o tre persone, andiamo tu. Ma non parla. No, non parla, non è che tu non parli. Va che non mi dico. Volevo il melone, non c'è il puffo in questa gelateria qui vicino a casa. Manca la viola, come al 45esimo alla viola, il puffo, ieri girato alla viola mi sono mangiato. Buonissimo, sa di violetta. Una volta c'era, fai. Fiore. Però ho scelto due gusti nauseanti, adesso sono una sete. Vuoi biscotto? Non mi piace a me. Anche mamma ieri l'ho dato, ma il biscotto non mi piace.
di pantaloncino. Ah, sì. Però non c'hai. Non ce la dia. Però non ce la dia, quindi nessuno sa niente. Buona la marena, buonissima. Venite qua a mangiare il gelato, magari domani glielo dico, andiamo a mangiare un gelato. O martedì, altrimenti due giorni. Non capita mai, domani è lunedì. Viene qua a mangiarlo, gli dico, qui c'è il marron glacé, vieni a mangiarlo. Tre gusti, 2,50€, due gusti, 2€. Costa di meno di tutti gli altri costi. No. Magari poi uscire. Non lo so, sono molto male già, sera di lunedì, non andiamo. Vediamo pastiglie a casa. Vai a vedere gli occhiali nuovi. Mando in confusione io, mando in confusione, scusate le targhe delle manche, non so come toglierle, le targhe delle macchine degli altri, non so come toglierle. Buono gelato, in più c'è un po' d'aria, si sta benissimo, in macchina a 30 gradi, in Decathlon non ha comprato gli occhiali e poi abbiamo preso qualcosa all'acqua e sapone, i detersivi, Ajax, per il pavimento. Gli alberi tutti quelli fioriti, c'è un sacco di gente in questa gelateria, era piena, vuol dire che è buona, però la cassa era un po' lenta, non era un po' sorda, cosa? Due gusti? Due gusti o tre gusti? Era finito. Sì, il cookies non c'era più, ha capito due gusti che ne volevo tre. Mamma mia che nausea, dovevo prendere, non so. Un gusto meno dolce, due gusti che sono nauseanti da paura. Sì, sono una ripetizione pazzesca. Non mi interessa. Non mi interessa, sono così. Buono il tuo. Belle ste coppette, in gelatina. In gelatina. Adesso dove andiamo? Euro. Euro. Prezzi, spacca. Poi casa. Euro casa. Poi casa. Poi casa. Divano. No, anche di domenica da me. Non mi ricordo. Non mi ricordo fino alle 2. Sì. Non mi ricordo fino alle 2 o da 10? No, vuol dire che non dormi più fino a stasera. La mattina quando mi alza. Tanto alle 8 si sveglia. Ben sì, boia Faust. Boia Faust, c'è il riflesso. Di no? Di. Che sto parlando? Non dici più quello che dicevi prima? No. Dai. Sangria. Sangria per tutte. Sangria ghiacciata. Sangria ghiacciata. Hai comprato la sangria. Sono le 6:20, hai fame? Sta iniziando a venire alle 6:30. Tanto devo lavare l'insalata ancora. E vieni qua. Andiamo a casa? Eh sì. Sì. E non c'ho mai si voglia? Dai, fai venire. Non ho voglia di andare a casa. Io non ci puoi stare in giro. Capito, ma dai. C'è ancora il sole. Ma come sei di stamattina? C'è il sole. Oh, oh. Ma stamattina alle 6 anche tu dormivi. Ma c'è il sole. Ma stamattina anche tu alle 6 dormivi, colpa mia. Se sei a vedere che adesso c'è il sole, anche stamattina alle 6 c'è il sole. E quindi? E quindi potevi uscire stamattina alle 6? Alle 6, certo, sì, non ti sei svegliato tu, mi sveglio io, già, come?
Che pizza? Le 3 ore che dormivamo, no, la pizza non l'abbiamo presa. Ah, infatti. La pizza. La pizza non si fa. Sto pensando già da domani in poi cosa mangiamo. Ma sì, cucino io. Cucini tu, non ne viene, sai. Cosa cucini? Tanto di quale sei quando ci sei, se sei in giro. Sì, contaci. E basta, sti insetti. Che caldo. Quindi si fanno vedere martedì? Boh, vediamo. Quanto c'ha voglia. Veramente dobbiamo andare a casa. Ah, oh, ma che due coglioni. Volgare. Prima ride, adesso dice parolacce. Andiamo a mangiare il giapponese? Adesso no. Vuoi tornare a casa? Vai al giapponese. Vuoi non farti tornare a casa? Mi dici no, andiamo a casa. Ma io non ho fame adesso. Ma appena mangiato il gelato. Prima che arriviamo lì, sono le 7. Ma c'hai i soldi da spendere? Devo andare a vedere il Lidl. Ancora. Non mangiare. Ho speso 100 euro l'altro giorno. Ma che 100 euro? Che 100 euro? Sempre figura di merda la mia. Sempre figura di merda? Sì. Un'altra volta al Lidl, abbiamo speso 100 euro l'altro giorno. Non abbiamo speso 100 euro. Guardi, non abbiamo speso 100 euro. Abbiamo preso cose alimentari? Certo. Le mozzarella, i pomodori, gli asparagi, le fragole. La carne. Non è alimentare quello? Ho preso un pantalone, una maglia, minchia troppo. Andiamo a casa poi. Sto guardando i video ASMR, sto facendo i montaggi video e c'è il deumidificatore in casa che fa rumore, non credo che sia rilassante. Ho steso fuori così domani c'è il sole, vi rifaccio vedere gli occhiali che ho messo, ma che sono larghi, non so come si restringono. Ci sono le astine che sono larghe, però il davanti è bellissimo. Vedete che meraviglia, li ho messi oggi. Poi abbiamo preso queste qui all'Europrezzi, vi ho già fatto il video spesa, comunque nel vlog ve lo faccio rivedere. Questo qui c'era anche alla menta, raspberry red apple. Non mi piacciono le cose della Labello, però perché hanno la paraffina, in teoria gli inci sono questi, non so se li leggete, spero si leggano. Ditemi se sono buoni, però è bello il packaging, 2,99€ in offerta, bella più la carta che il prodotto, ma vabbè, se non è idratante me lo regalo a qualcuno. Elastici dall'Europrezzi 50 centesimi colorati, gli altri li regalo a voi, facendo magari un giveaway, questi qua della Lidl buonissimi, non mi sono neanche truccata tanto, adesso mi passo una salvietta, questa qui, ottime, le avevo già comprate, così ho comprato le batterie per questa lampada. Nei prossimi video, da mercoledì in poi farò dei video e userò questa qui, anche se ne ho già tanti da caricare di video, quindi va bene. Volevo fare dei video ASMR adesso, dovrei anche decorare una scatola, appunto quella lì, e mettere questi vestiti a posto. Non ho nessuna voglia di andare a dormire, ma è domenica, tra qualche ora devo andare. Ho male alle gambe, il pigiama non ce l'ho perché l'ho steso fuori che era da lavare. Peluche sempre uguali, adesso faccio un po' di video. Ho messaggiato con un po' di ragazze, sono contentissima e mi fa anche tanto piacere che magari riuscirò a conoscere tante ragazze dal vivo, di quelle appunto che seguo su YouTube o che fanno video o che seguono me appunto su YouTube. E oggi c'era una bellissima giornata, abbiamo mangiato il gelato, ho fatto il video, siamo andati anche da quel sapone, ma c'era la musica, io parlavo e non posso caricare il video con la musica. C'era Annalisa che cantava, bellissima canzone, Il mondo prima di te, com'era il mondo prima di te, e non so cantare, e quindi volevo caricare quel video, appunto quella parte di video prima di entrare all'acqua e sapone, ma mi bannano il video se metto la musica, se metto i video con la musica, e quindi no, non posso caricarlo, scusate, video inutili, parlo tantissimo, a presto, buonanotte.